da Milano. Sì, ci sono tante cose e comincio con due citazioni. Quella sera ho scoperto per caso il limite del mondo, giocando senza volerlo, e l'ho scoperto perché mi hanno lasciata sola, incustodita. È una frase di un libro di Olga Tokarczuk, che è la premio Nobel per la letteratura 2019, polacca, insieme a Peter Hanke, che è uno scrittore austriaco molto controverso. Anche di lui leggo una frase tratta da Prima del calcio di rigore. Tutto ciò che vedeva gli dava fastidio. Cercava di percepire il meno possibile. Di colpo tutto ciò che lo circondava gli riusciva insopportabile. Dico subito che insopportabile è anche lo scrittore austriaco per le madri di Srebrenica, perché alcune sue dichiarazioni andarono in appoggio di Milosevic, non ha condannato la pulizia etnica, non ha condannato il sovranismo serbo, che era un sovranismo ante litteram negli anni 90. Però anche in questi due premi Nobel c'è la complessità del reale, perché lei è antisovranista, tra l'altro è una traduttrice, quindi porta da una lingua all'altra, e lui invece è considerato un filo nazionalista. Sono un uomo e una donna, hanno scritto I vagabondi e i calabroni, anche come titoli molto diversi tra loro. Però di certo c'è questa frase su ciò che vediamo che è insopportabile, e molto di quello che stiamo vedendo in questi giorni è insopportabile. Insopportabile quanto sta avvenendo nel nord-est della Siria. Trump ha detto a Erdogan: senti, io me ne vado, tu fai quello che ti pare, e la Turchia ha invaso quei 30 chilometri che vorrebbero essere un cuscino di sicurezza. Sta ricattando l'Europa. L'Europa gli ha già dato 3 miliardi e altri 3 sono in arrivo. Per fare cosa? Per bloccare i migranti della Siria, quelli che nel 2015 avevano sconvolto i paesi europei, la Germania in particolare, e tu Diego li avevi seguiti nel 2015. E se si riaprisse quello che con una pessima espressione si chiama il rubinetto, come se i migranti non fossero persone ma fossero gocce d'acqua, ecco che l'Europa sarebbe di nuovo sconvolta. Di mezzo ci sono i curdi, come sempre, il popolo senza Stato. Erano degli eroi perché combattevano contro l'ISIS, adesso sono stati di nuovo abbandonati. Il nostro amico Zero Calcare, che venne anche qui a parlarne, ha fatto un appello, racconta come quella zona sia l'unico esperimento di democrazia in decine di migliaia di chilometri. Hanno abolito i matrimoni combinati, i matrimoni tra i ragazzini. Ogni amministrazione c'è un uomo e una donna. Insomma, sono molto avanti e forse per questo sono molto antipatici ai dittatori come Erdogan. Insopportabile è l'attentato del neonazista contro la sinagoga di Halle durante la festa di Yom Kippur, la festa più importante. Voleva fare una strage, l'aveva già annunciato. Qualcuno ha scritto che sono circa 10.000 i neonazisti in Germania pronti a colpire. E anche questo è insopportabile. Cerchiamo di percepirlo il meno possibile. Poi arriviamo in Italia. Il ministro degli esteri Di Maio ha detto nell'esercizio delle sue funzioni no al ricatto della Turchia, ma insomma noi di cosa abbiamo parlato questa settimana? Di spioni, una guerra di spie all'interno dei servizi segreti italiani con gli americani coinvolti, di poltrone da tagliare, di forbicioni, quelle che servono per tagliare le poltrone, di photo opportunity. Non c'è la foto tra Di Maio e Zingaretti, che si sono incontrati ormai più volte, è gravissimo. Di Maio ha detto sì, la foto non c'è, ma in compenso ci sono molte riunioni e facciamo un sacco di belle cose insieme. E poi appunto questa famosa riduzione del numero dei parlamentari, sono diventati 600, la legge costituzionale è stata approvata, adesso forse ci sarà un referendum. È passata alla storia quella seduta come quella in cui i deputati dicevano mi fa schifo ma la voto lo stesso. Francesca ha scritto sulla stampa proprio un articolo così, ha raccontato
di Roberto Giachetti, che è stato quello più schizofrenico di tutti, ha detto tutto il male possibile di quello che andava a votare e poi ha detto vabbè, però lo voto, ma da domani facciamo un referendum per abolire quello che sto votando. Insomma, ancora una volta le riforme si fanno non per aumentare il prestigio, l'autorevolezza, la rappresentanza, tutte le grandi parole della democrazia dei deputati e dei senatori, ma per diminuirla. Non si fanno quindi per rafforzare il Parlamento, ma per svuotarlo. Sono riforme per svuotamento e anche questo forse è insopportabile. Nei prossimi giorni torneranno in scena i due Mattei, sarà la settimana, la seguiremo immagino, la settimana dello scontro televisivo tra i due Mattei e poi lo scontro in piazza e nella stazione. Il prossimo fine settimana Matteo Salvini, piazza San Giovanni, ancora una volta, ma ormai non fa neanche notizia, la piazza Rossa, ormai ci sono andati tutti, ci va pure Salvini, e la Mecca del renzismo, la Leopolda. Sembrano nemici, ma forse sono speculari, forse sono due effetti ottici. Ancora Peter Handke scrive in quel libro: le immagini non apparivano naturali, ma come se fossero state preparate apposta per me. Servono a qualcosa. Quando le guardavo mi saltavano letteralmente all'occhio. Quindi c'è questa realtà immaginaria che viene costruita dai media e poi c'è la realtà che spinge, la realtà che spinge ai confini, al limite del mondo, che si scopre giocando, che ti lascia incustodito, che ti rinchiude in una frontiera, che ti lascia libero, per fortuna, di cambiare gioco. Grazie Marco.